Benvenuti in questa nuova puntata, la prima del nuovo anno, anche per questa rubrica, The Ultima Frontiera, rubrica dedicata all'ufologia e alle scienze di confine. Stasera parleremo delle ipotesi sull'origine degli UFO e lo faremo con due grandi esperti. Il primo è Umberto Tellarico, che è un programmatore informatico e uno dei più esperti ufologi italiani, già ospite sui nostri canali ha più oltre 40 anni di attività di ricerca e divulgativa alle spalle, e ha fatto decine di inchieste nel campo pubblicate a livello nazionale e anche internazionale ed è anche possessore di uno dei più vasti archivi ufologici e materie connesse in Italia. Il secondo ospite, anche lui è tornato a, tro, a trovarci dopo... La scorsa puntata, sempre insieme a Umberto, è Giovanni Pellegrino. Lui è un professore assistenza di storia delle religioni presso l'Università di Salerno, è stato professore di sociologia e storia delle religioni presso l'Università Popolare di Napoli, nonché, nonché docente di sociologia e psicologia sociale presso l'Università della Terza Età di Salerno e di Cava dei Tirreni. Lui è autore di numerosi articoli su giornali, riviste internet riguardanti la storia della, delle religioni, dell'ufologia e la filosofia e la letteratura. Però allora è anche autore, mi dimenticavo, di 16 libri riguardanti la storia delle religioni, di ufologia, e di sociologia e di filosofia. Li faccio entrare tutti e due. Benvenuti. Benvenuto Giovanni. Benvenuto Umberto. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Ciao Giovanni. Ciao Umberto. Ciao. Buonasera a voi bentornati. e bentornati. Grazie per eh, aver accettato l'invito di portare la conoscenza su questa tematica, l'ufologia. Stasera si è deciso... Di parlare sulle varie ipotesi eh, sull'origine degli UFO e quindi mh, io inizierei con eh, l'ipotesi più accreditata che è quella dell'ipotesi extraterrestre e, e poi successivamente parleremo anche delle varie ipotesi allora mh, chi parte per primo eh, diciamo che posso io iniziare in quanto, in base alla mia esperienza ultra trentennale di inquirente sul campo, e quindi ehm, parlo diciamo, per conoscenza diretta del fenomeno e per aver analizzato ehm, circa 130 casi qui in Campania. L'ipotesi in questione è da sempre la, è stata diciamo, la più diffusa. Eh, sin dall'inizio cioè degli anni 40. Eh, in questa ipotesi ritiene che il 5-10% di tutta la casistica ehm, segnalata praticamente corrisponde effettivamente a un fenomeno non eh, spiegabile in termini convenzionali. E ovviamente questa è anche un'analisi, eh, sono dei risultati che, hanno, che sono pervenuti anche eh, attraverso le indagini ufficiali governative eh, di vari paesi, tra cui praticamente in primis ovviamente gli Stati Uniti, ma poi anche altri paesi come il Canada, come l'Inghilterra, la Francia e molti altri. E il fenomeno viene inquadrato in genere... Uh, in cinque categorie, le quali sono state, mh, diciamo così, uh, stigmatizzate dal, dal noto uh, astronomo statunitense, il dottor Allen Hynek che uh, venne coinvolto sin dall'inizio del fenomeno nel, uh, nelle ricerche ufficiali governative e poi uh, mh, confluite praticamente nel famoso Project Bull Blue Blue. Progetto libro Azzurro. In effetti dall'inizio il professor Heineck chiaramente scettico, poi prendendo visione delle varie documentazioni e sganciatosi anche dalla, diciamo, dalla pressione esercitata indubbiamente dall'ambiente militari e quelli universitari, Praticamente, ehm, addirittura fondò il, un centro di ricerca sugli UFO denominato CUFOS, eh, che ha avuto una lunghissima vita. E comunque, la, gli avvistamenti sti, stigmatizzati in base alle caratteristiche da INEX ecco sono l'avvistamento di primo tipo, cioè un fenomeno che avviene ehm, a più di 100 metri dall'osservatore che non ha alcun effetto fisico né sull'ambiente né sui testimoni. Poi c'è quello del secondo. Tipo, che invece è un fenomeno ehm, ufologico che lascia tracce al suolo, che ha effetti sull'ambiente esterno oppure sui testimoni. Viene rilevato dai radar, può essere fotografato e anche filmato. Poi ci sono gli incontri ravvicinati, ecco questo è il rapporto sugli UFO di Heineck, che è un classico dell'ufologia a livello internazionale. Poi c'è gli incontri avvicinati del terzo tipo, ossia in associazione, del, eh, oppure meno con il fenomeno UFO, ma con la presenza praticamente di entità animate di qualche genere, comunque per lo più eh, di, con caratteristiche umanoidi, eh, di vario tipo. Poi ci sono gli incontri avvicinati del quarto tipo ossia che, com che comprendono il contatto e il rapimento eh, temporaneo del testimone. E poi infine quelli del quinto tipo, ossia i casi che sono molto rari comunque ci sono di esogamia, cioè praticamente di presunti contatti sessuali tra le entità eh, non umane e il testimone. E inoltre, il fenomeno ve caratterizzato da anche altri aspetti cor correlati, come ad esempio le mutilazioni di bestiame, eh, il contatto diretto oppure telepatico con singoli gruppi o ristretti di, di ristretti esseri umani, prolungato per un certo tempo, come ad esempio il caso Amicizia in Italia. Eh, certe manifestazioni religiose eh, denominate BVM, cioè Beata Vergine Maria, tra cui Fatima a Portogallo, Garabandal, Chibeo in Africa nell'81, eccetera. E poi chiaramente su questo aspetto l'amico Giovanni potrà disquisire molto meglio di me. La bibliografia inerente tale ipotesi cataterense costa di svariate decine di migliaia di volumi, pubblicati nella maggior parte delle lingue e in quasi tutti i paesi della Terra. Solo nella nostra modesta biblioteca disponiamo di circa un migliaio di volumi inerenti ai vari e molteplici aspetti e implicazioni su questo complesso fenomeno. In Italia tale fenomeno viene studiato sin dal 1966 in modo approfondito, scientifico e sistematico dal Centro Ufologico Nazionale, in sigla CUN, giuridicamente costituitosi sin dalla sua fondazione, nel 1966 per l'appunto, e diretto dal, eh, dal PAS, attuale presidente della persona del sociologo, giornalista e scrittore dottor Roberto Minotti, e ben noto anche a livello internazionale. Come possiamo vedere dalle immagini, eh, i testi, eh, diciamo su quelli che una volta venivano chiamati Dischi Volanti, poi UFO, eh, sono in infiniti praticamente. Si, si tratta, appunto, come abbiamo detto, di migliaia di eh, libri. Scritti comunque anche da autori, eh, di, diciamo così, competenti e a livello anche accademico. Cioè, per esempio ci stanno i libri, uno dei primi libri a parlare di, cioè, eh, dei dischi volanti in termini di fenomeno extraterrestre è stato praticamente eh, quello del professor Hermann Obert. Che come sappiamo tutti, è il padre dell'astronautica tedesca e poi anche di quella missilistica degli Stati Uniti. E poi abbiamo avuto comunque anche, eh, se andiamo avanti con le immagini, possiamo vedere. Um, altri testi um, più avanti scritti da uh, autori diciamo così accademici c'è cioè di livello ecco questo qua è quello là scritto praticamente da Herman obert poi andiamo avanti se andiamo avanti vediamo anche ecco qua quello, questo qua, quello di Heineck che abbiamo visto prima poi c'è quello del colonnello Filippo J. Corso un colonnello praticamente eh, americano che poi ha scritto un libro su Roswell, il fa la famosa eh, recupero eh, di un eh, disco volante e dei suoi occupanti da parte delle forze armate americane, chiaramente sul quale poi, sin dall'inizio, è caduto il cover up e l'occultamento di qualsiasi informazione. Poi abbiamo John Mack, che praticamente era uno psichiatra di Harvard che ha scritto due libri addirittura sul fenomeno dei rapimenti che lui ha analizzato in dettaglio mettendo diciamo così sotto ipnosi i presunti rapiti e poi ci sono tantissimi altri libri ancora allora passerei la, la parola a. Ciao professor Giovanni. All'amico Giovanni, che certamente avrà molto da dire sull'ipotesi parafisica. Eh sì, infatti, diciamo che io ho studiato con attenzione la parafisica. Tanto è vero che ho intenzione di pubblicare anche un libro nella prossima primavera. E, e vediamo in breve che cos'è questa ipotesi parafisica. Dunque, secondo questa ipotesi, gli UFO provengono da universi paralleli. Ah no, quindi non provengono da pianeti esogeni del nostro universo, ma da universi paralleli. Ci sono degli autori molto importanti che hanno portato avanti questa teoria parafisica. Sono Jeff Vallet, John Kill, lo stesso Alan Heineck di cui ha parlato l'amico Umberto, e poi anche Corrado Malanca. Se vai all'ipotesi parafisica delle, delle immagini ti troverai i testi a cui si riferisce Giovanni Anche devi andare più avanti, Pier Ricci, sta proprio eh, lo slide eh, ecco. Jack Vallè questi c'è Jack passaporto per Magonia, John che UFO Operazione Cavallo di Troia, Jack Vallè dimensioni, Jack Vallée rivelazioni. Questi sono Jack Vallè Messaggeri di illusioni, e poi, se ricordo bene, John Kill, anche l'Ottava Torre. Questi sono i testi principali di questa dei due fond, cofondatori della teoria parafisica. Valle che cosa dice? Maritain? Nel libro Passaporto per Magonia dice che gli, i, i parafisici, le entità parafisiche. Provengono dalla dimensione di Magonia. Perché lui la chiama Magonia? Perché Magonia nel Medioevo era la mitica terra dalla quale provenivano gli gnomi, elfi, fad, il piccolo popolo. Quindi in pratica, quello che vuol dire Vallée che c'è una realtà parallela alla nostra che interferisce, manipola, controlla il nostro mondo, ma non da oggi, ma da, dagli albori della storia. Quindi oggi ha assunto le vesti di visitatori extraterrestri, ma in passato si è mascherata, ha messo in atto delle messe in scene, usa Valle proprio, per nascondersi e per influenzare la realtà umana. Quindi Valle parla di un vero e proprio sistema di controllo. Controllo di che cosa? Delle emozioni, delle credenze, dei comportamenti e soprattutto dell'evoluzione umana questi ehm, abitanti di Magonia hanno sempre controllato l'evoluzione umana. Tanto è vero che Valle usa una bellissima metafora che ora vorrei scrivere qua in trasmissione, quella dell'effetto termostato. Dice che praticamente come il termostato in una casa mantiene la temperatura che più piace agli abitanti della casa stessa, così gli, gli abitanti di, di Magonia fanno in modo con le loro messe in scena di mantenere un clima sociologico, culturale, politico, religioso, gradito a loro. Quindi ci sarebbe proprio questo controllo, e, e Valle parla anche di miti ricorrenti, cioè queste entità come controllano il nostro mondo? Creando miti con l'attività mito-poietica, si chiama e creano miti di tutti i tipi, per esempio al tempo degli, degli, degli antichi pagani, dell'antica Roma e della Grecia, hanno simulato di essere divinità pagane, poi hanno creato i clipe ardentes, gli scudi di fuoco di cui parla Giulio Seguenti. poi si sono travestiti da fate gli uomini elfi, poi a fine 800, 1896 97 hanno dato luogo alle ondate di aeronavi, no? che sembravano futuristiche e fantascientifiche, e oggi hanno dato origine, si sono mascherati da alieni, che siamo nell'era spaziale, quindi sanno giostrare bene questi abitanti di Magonia. E questo è valle. Passo ora a kill. John Kill prevede un'altra un teoria parafisica, un po'. Diversa da Vallée perché Vallée dice che gli abitanti di Magonia stanno in un altro universo, universo parallelo. Invece John Key dice che l'entità che ci manipola, ci controlla e anche che ci considera una sua proprietà è il superspettro. E il superspettro non si trova in un universo parallelo, ma si trova in una regione dello spettro elettromagnetico che noi non possiamo percepire perché, come tutti sanno noi percepiamo soltanto la zona dello spettro elettromagnetico compreso tra il rosso e il violetto e poi giochi lucia ha delle bellissime metafore per far capire qual è la nostra condizione nei riguardi del super spettro la, la metafora del giocatore di dama e delle pedine che significa il super spettro è il giocatore di dama gli esseri umani sono le pedine manovrate dal super spettro la scacchiera non è altro che la terra che è una scacchiera cosmica poi ancora Kiel parla della metafora del burattinaio e dei burattini nel senso che il super spettro e il burattino è è il burattinaio, chiedo scusa, e noi siamo i burattini. Kill è molto influenzato da un altro grande scrittore del mistero, Charles Ford. Infatti, Charles Ford sosteneva che noi siamo proprietà di superiori sconosciuti e quindi siamo come il bestiame che è manovrato, posseduto da questi superiori sconosciuti. E infine, voglio passare a un altro autore che ha detto la sua nell'ipotesi parafi Corrado Malanga, un italiano, che praticamente sostiene che gli alieni che provengono da un'altra dimensione vogliono qualcosa di molto specifico, vogliono la nostra anima, quindi un po' come i demoni delle tradizioni religiose antiche e per avere la nostra anima rapiscono gli esseri umani. Infatti Malanga ha studiato Moltissimi casi di rapimenti e ha visto le conseguenze dei rapimenti sui rapiti e le strategie messe in alto dai rapitori. Secondo Malanca ci sono in combutta con questi alieni malvagi che vogliono stare anche ambienti militari, perché i rapiti hanno riferito nel loro ne resoconti di aver visto accanto a questi alieni anche personale militare, anche appartenenti all'esercito di varie nazioni. Quindi questa è un'altra teoria. Però io voglio essere obiettivo, neutrale, anche se io mi sono interessato molto di questa teoria parafisica E voglio dire anche le critiche che sono state rivolte alla parafisica, perché due critiche fondamentali ci sono e qua Umberto senza dubbio sarà d'accordo. La prima critica è che in pratica le affermazioni dei teorici della parafisica non sarebbero scientifiche perché non sarebbero scientifiche perché non sarebbero soggette ai due procedimenti che tutte le ipotesi scientifiche devono accettare cioè il principio di verificabilità e il principio di falsificabilità ideati da un grande filosofo della scienza Karl Popper allora, qual è il problema? Il problema è questo: per i critici di, dicono che non è stato dimostrato l'esistenza degli universi paralleli, non è stata dimostrata l'interferenza che, che sono abitati questi universi paralleli, né è stato dimostrato che, ci sono, eh, che questi abitanti presunti interferiscono con noi. Quindi siamo nel campo, dicono loro, della non scienza. Siamo nel campo del sistema, usano questa espressione, sistema di credenze addirittura, quindi un sistema quasi filosofico, non scientifico. E poi c'è la seconda critica che io ho trovato, che dicono che gli autori più forti, più importanti della teoria parametrica, hanno scelto quegli elementi della fenomenologia ufologica che erano compatibili con la loro teoria. E non hanno considerato la stragrande maggioranza, quindi hanno fatto il classico ragionamento che in filosofia si chiama ragionamento ad hoc. E questo non sarebbe scientifico, però io sono affascinato, lo confesso, da questa teoria. E io penso, mi con... sbilancio un po', che qualche caso della fenomenologia ufologica si potrebbe anche leggere alla luce di questa teoria, anche se ammetto, come ha detto Umberto all'inizio, che la teoria più gettonata, più famosa, più, più affermata non solo tra gli ufologi, ma anche a livello di opinione pubblica, a livello di, di chi si, si interessa come hobby di ufologia e quelle extraterrestre. Comunque Diciamo che sono autori importanti. E poi vorrei dire una cosa, Heineck, di cui ha parlato Umberto, Heineck, come ha detto giustamente Umberto, è partito con la teoria extraterrestre, anzi è partito prima da scettico, poi è diventato un fautore della teoria extraterrestre, poi piano piano si è convertito anche lui alla parafisica e l'argomento che ha portato Heineck è che in pratica ci sono delle distanze abissali tra stelle e stelle, distanze interstellari. Per cui secondo Anne non è possibile che anche civiltà aliene molto più progredite di noi riescano a valicare queste distanze. E poi ha, ha fatto un'altra osservazione che dice che il comportamento dei presunti alieni nei rapimenti non sarebbe un comportamento, diciamo... Razionale, coerente, sarebbe un comportamento non in linea con l'ipotesi comune che rapiscono per fare esperimenti scientifici, medici, biologici, genetici sugli esseri umani. Quindi, questo è quello che io direi sulla parafisica. Poi ci sarebbe la metafisica che è una variante di questa, ma c'è la parola a un perso in questo momento. E poi magari diremo qualcosa anche sulla teoria metafisica ideata da Jean Robben, ma anche da qualcun altro. Bene, lasciamo. Spazio. Ok, eh, io volevo solo aggiungere alla precisa e approfondita disquisizione dell'amico Giovanni, che comunque c'è anche un'altra ehm, autrice che di recente eh, ha, diciamo così, realizzato un testo eh, sulla falsa riga dell'ipotesi di Kill ed è Erika Perrucchietti, che ha scritto un libro dal nome che si, il cui titolo è il fattore OZ. E appunto, dal famoso mago di Oz, eh, e quindi da tutta la simbologia relativa praticamente al piccolo popolo, eccetera, eccetera, come ha già spiegato Giovanni. E Un'altra ipotesi, eh, diciamo così, che specialmente nei, nei, nei decenni passati è, è stata molto al centro, eh, diciamo, di. Chi, diatribe fra chi è pro e chi è contro è quella di una ipotesi um, terrestre del fenomeno UFO e cioè questa ipotesi si basa sulla convinzione che gli UFO siano il risultato di progetti super segreti portati a termine da alcune nazioni potenze nucleari ovviamente e in Italia questa teoria è stata sostenuta dal Noto eh, giornalista ed esperto di eh, a, aeronautica Renato Vesco, il quale nel, eh, a cavallo della, della fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, praticamente realizzò una trilogia di tre volumi, e, e intercettateli senza sparare: I velivoli del mistero e Operazione Pleninulio. Chiaramente la sua analisi vertiva sull'ipotesi che il UFO, mh, queste, queste, eh, te, questa tecnologia, era una tecnologia avanzata anglo-canadese, e che praticamente eh, prendendo spunti da anche studi fatti eh, all'epoca della, della Germania nazista, però avrebbe realizzato queste macchine con prestazioni eccezionali. Il problema, ovviamente, è che qualsiasi segreto militare, compreso quello della, della bomba atomica, ha praticamente una, una, un tempo in cui praticamente eh, può essere occultato e comunque eh, non eh, reso disponibile all'opinione pubblica. E quindi Praticamente non ha senso pensare che oltretutto in oltre 70 anni questo segreto sia rimasto ancora, diciamo così, nascosto, tanto più che sul livello dello scacchiere internazionale qualunque nazione fosse stata in possesso di una tale tecnologia, a quest'ora sarebbe diventata il padrone del pianeta. E così invece non è. È vero che comunque ci sono stati eh, dei tentativi da parte degli americani ma anche da parte dei canadesi eh, di realizzare negli anni 60 diciamo più o meno in quel periodo dei mezzi discoidali questi mezzi discoidali in realtà però non erano altro che eh, dei velivoli ad ala circolare che venivano spinti comunque da un motore centrale come una specie di overcraft oppure praticamente da uh, piccoli reattori disposti lungo il bordo e, e comunque ehm, tale tecnologia aeronautica si è rivelata eh, diciamo così fallimentare per cui all'epoca vennero realizzati qualche prototipo e poi abbandonata. E Niente. La, una delle diciamo, ipotesi collegate all'origine terrestre, ovviamente, come abbiamo visto nei testi precedenti, è quella che praticamente siano stati realizzati all'epoca della Germania nazista, eh, come le famose armi segrete che sono state sempre sbandierate ai quattro venti. E ovviamente che in effetti però mh, ci sono stati anche lì degli studi eh, similari eh, poi portati avanti dagli americani perché grazie al programma Paperclip eh, mh, mh, trasportarono eh, gli ex mh, componenti mh, del del gruppo eh, militare industriale eh, come Obert come tanti altri cioè praticamente a livello della NASA e ad altri enti eh, che realizzavano tecnologie aeronautiche di tipo avanzato e quindi niente oggi come oggi invece purtroppo grazie a, tutto una, a decenni di, di progetti e programmi di ingegneria inversa, in realtà eh, realizzati grazie allo studio eh, di eh, UFO eh, non umani precipitati o comunque qualcuno anche abbattuto, eh, oggi eh, si ritiene a ragion veduta che alcune delle potenze nucleari come eh, Stati Uniti, Russia e Cina, ma Stati Uniti prima di tutti, perché hanno incominciato questi, questi studi molto prima anche degli, cioè degli altri paesi, hanno realizzato in effetti delle tecnologie aeronautiche che è difficile poter ehm, riconoscere e identificare, eh, diciamo eh, se, eh, come come di origine cioè, non umana, in effetti eh, la loro tecnologia aeronautica potrebbe mh, quasi certamente ha realizzato delle macchine dei famosi dischi volanti o UFO che però sono di origine terrestre e questo crea un grosso problema perché mh, una volta oh, no. eh, realizzato questo, questo tipo mm. di, cioè, di mezzo volante Rimane eh, sempre viva l'ipotesi che poi possa essere sfruttata come un'operazione sotto falsa bandiera e quindi simulare un attacco da parte eh, di una civiltà extraterrestre, questo per poi raggiungere scopi politici e praticamente di, un, eh, di controllo e di potere su tutta l'umanità. Bene, allora farei, mh, passerei la parola al Gio, professor Giovanni. Ok, e allora io voglio dire qualcosa su due ipotesi che ho comunque ho studiato, la metafisica e la cosiddetta ipotesi intraterrestre o atlantidea. Allora, queste però sono ipotesi che soprattutto quella atlantidea da poco forse provoca plausibilità secondo me, però non si sa mai, non mi voglio sbilanciare. Allora, diciamo che la metafisica, questo è un iposito, dice che dietro gli UFO ci sono addirittura dei demoni guidati dagli anticristo. Che questo lo sostiene per esempio Jean Robin. Padre Popovic, che è un, morgo, un sacerdote serbo ortodosso. Ma il principale autore è senz'altro Gian Robert, autore del libro che Umberto vuole conoscere bene, UFO la Grande Parodia. Allora, spieghiamo questo titolo, perché spiegando questo titolo facciamo capire agli spettatori l'essenza della teoria metafisica. Allora, secondo Robben, il fenomeno UFO è una parodia, ovvero una contraffazione, una imitazione dell'attesa messianica cristiana. Come tutti sanno, la religione cristiana si basa su due eventi: uno già accaduto e uno che deve ancora accadere. Quello già accaduto è la morte, la nascita di Gesù e la sua morte in croce. Quello che deve ancora accadere è il ritorno. Di Gesù alla fine dei tempi, quello che si chiama parousia, e la parousia è quello che dovrebbe instaurare il regno di Dio definitivo sulla terra. Ebbene, secondo Jean Robin gli alieni hanno sostituito questa attesa messianica della parousia con l'attesa dei fratelli cosmici. Attenzione, questo è importante. Cioè, Ormai si è diffusa, secondo Gianro robert la convinzione che gli alieni, fratelli cosmici, risolveranno tutti i problemi: metteranno fine alle guerre, all'inquinamento, al sovraffollamento, a tutti i problemi, con loro intervento, e questa è una vera e propria eh, dimensione messianica. Perché io, dal solito, nelle religioni, le posso, ti posso dire, Terri, e, e, e a te Umberto, che nella religione cristiana ci sono quattro dimensioni, no? fondamentali, dimensione escatologica, soteriologica, apocalittica e messianica. La, la dimensione messianica la si trova anche nel, nell'ufologia, perché gli alieni, almeno secondo come li vedono i contattisti e alcuni gruppi anche fideistici, sono i nuovi messia cosmici. Che porteranno nuove verità, nuove certezze, nuova luce. Poi, gli alieni sono anche visti come un aspetto soteriologico, come i salvatori del genere umano, e sono due. Però ci sono anche alcuni gruppi contattistici o pseudo-religiosi che vedono gli alieni come quelli che metteranno fine a quest'epoca di ingiustizia con loro arrivo. quindi dimensione escatologica e infine ci sono stati alcuni che hanno anche parlato di dimensione apocalittica perché gli alieni potrebbero anche usare le maniere forti per mettere fine a questo ordine di cose quindi in pratica secondo Jean Robben abbiamo che i demoni si travestono da alieni perché oggi gli alieni sono molto come diciamo, attesi, c'è una, proprio un'attesa di questo arrivo degli alieni come salvatori del genere umano. Quindi è una nuova versione del piano dell'Anticristo, praticamente, non è altro. Invece, la seconda teoria che vorrei esporre è quella intraterrestre, detto anche Atlantidea. Questa è una teoria che parte da quello che è accaduto al perduto continente di Atlantide che sarebbe stato distrutto mo, alcuni dicono per terremoti maremoti qualcun altro dice per una guerra nucleare con l'impero di Rama ci sarebbe stato uno scontro tra i vimana dell'impero di Rama e i vailixi atlantide però questo a noi non interessa ci interessa dire che c'è una un filone, alcune persone, soprattutto in ambiente esoterico, eh? questa è una teoria di marca esoterica che praticamente sostiene che ci sarebbe stato uh, dei superstiti alla distruzione di Atlantide: no, questi superstiti ci sarebbero salvati, ci sarebbero nascosti in grotte, in caverne, avrebbero costruito delle città sotterranee e ora i loro discendenti, praticamente sarebbero i piloti dei dischi volanti quindi è una teoria intraterrestre sostenuto tra l'altro tra Flavio Barbiero che sostiene proprio questo, questa, questa versione però è una versione a mio avviso molto fantascientifica che difficilmente potrebbe essere vera anche perché io credo che Atlantide sia esistito infatti l'ho studiato il problema atlantideo però ho molti dubbi che, ci, che i loro discendenti tornino con i dischi volanti credo che questo non sia molto plausibile come pure c'è una versione di questa teoria intraterrestre eh, che sarebbero altre civiltà prediluviane che sarebbero state distrutte da eventi apocalittici cataclismi e ci sarebbe salvato qualcuno e questi superstiti di queste altre civiltà prediluviane tornerebbero ora a visitare la Terra con, con i loro discendenti. E, e, e poi c'è qualcosa da dire anche su quella temporale, che praticamente a guidare gli UFO sarebbero i nostri pronipoti addirittura, i nostri lontanissimi discendenti, che tornerebbero qui perché tornerebbero qui? Questo, questo lo sostiene Michael Bastes. Allora, potrebbero tornare nel loro passato. Uno, per fare i turisti temporali. Quindi, come noi facciamo turismo sulla Terra, loro farebbero turismo nella dimensione temporale. Poi potrebbero essere degli scienziati che tornano indietro per studiare la nostra epoca, sociologi, storici, antropologi. Potrebbero essere spinti da curiosità a tornare, quindi dei curiosi. E infine, ci potrebbero essere quelli che tornano perché vogliono provare emozioni forti, come da noi, ci sono alcuni che vanno a fare gli safari no? con le belve. Questi tornerebbero dietro per provare forti emozioni. E infine, perché no? Michael Master dice che alcuni potrebbero nel loro passato. Per incontrare i loro antenati, di cui hanno sentito parlare dal, nelle varie gene genealogie, nelle varie libri di storia, vorrebbero incontrare i, i loro antenati. Questa anche è anche un'ipotesi molto fantascientifica, ma, dato che con Umberto stiamo trattando tutte le ipotesi, trattiamo anche questa. E stiamo facendo una puntata dove tutti gli elementi vengono messi sul tavolo, un po' come un'indagine del migliore investigatore, mette tutti gli elementi sul tavolo, poi ognuno si faccia le sue considerazioni e poi se vuole approfondire ognuno di queste tematiche lo può fare grazie agli strumenti che gli state dando. Allora, adesso lascio intervenire... Eh, Ancora. Perfetto, sì, Io potrei continuare con l'ipotesi cosiddetta bioplasmatica dei critters oppure diciamo così dei famosi RODS. In teoria questa teoria particolarmente curiosa è quella formulata dal biologo Ian Sanderson, secondo cui gli UFO non sono ordigni artificiali, eh, eh, ma creature viventi il cui ambiente naturale è il vuoto cosmico e che di tanto in tanto, spinte da curiosità, eh, diciamo così eh, animale, si affaccerebbero nell'atmosfera di pianeti. Oppure che potrebbero essere spinte a farlo, magari controllate da altre forme di vita in intelligente e non umana. Ehm, un altro fattore di tale originale e teoria è quella dello statunitense Trevor, James T Trevor Costable, il quale l'ha so proposto nel suo libro dal titolo Sky Creature: Living Ufos, cioè praticamente le creature de del cielo Ufo viventi. Uh, pubblicato negli Stati Uniti eh, nel 1976, anche in Italia, negli anni '70, c'è stato un ricercatore poco noto tra gli stessi ufologi che ha appoggiato tale tesi. E questo è stato Luciano Boccone e il suo gruppo di collaboratori. Questi riteneva che gli ufo, come possiamo vedere dal testo che è possibile, che io nel mio archivio. Che Possibile vedere in copertina fossero forme di vita biologiche invisibili ad occhio nudo, ma rilevabili con idonea strumentazione per la rilevazione dei campi magnetici rileval, rilevabili fotograficamente con pellicola all'infrarusso, con frequenza oppure all'ultravioletto. Un discreto numero di tali successive immagini fotografiche rappresenta il corredo illustrativo eh, di una sua ormai introvabile monografia. Dal titolo Ufo la realtà nascosta edita eh, dalla cassa editrice Ivaldi nel 1979. E poi, in questo, quella successiva, eh, io farei intervenire a Giovanni perché si tratta delle ipotesi di entità parareligiose. Eh, lui ha già, diciamo, toccato la questione delle. Eh, Dell'aspetto interpretativo come di entità demoniache, però eh, diciamo che l'aspetto parareligioso è anche più vasto. Eh, noi in Italia abbiamo tenuto un, un antesignano diciamo, di, questi, di questo approccio. Eh, l, l, eh, il testo si chiama Un extraterrestre, il Dio della Bibbia, ed è veramente un testo antesignano perché all'epoca non si scriveva ancora. Ora, eh, su questa ipotesi, come invece sta succedendo eh, da qualche decennio a questa parte, con Biglino e tanti altri, c'è cioè, l'amico eh, Giovanni Galardo che è il nome eh, proprio di, dello suo che lui usava questo pseudonimo. Che all'epoca chiaramente lui aveva, faceva la professione eh, di avvocato e quindi la cosa sarebbe stata diciamo così imbarazzante sotto certi aspetti. E quindi mh, eh, praticamente eh, Giovanni Galardo per primo valutò e eh, mise eh, sotto la lente di ingrandimento il eh, vecchio testamento della Bibbia. Dal quale poi praticamente eh, scaturiva una immagine diciamo così, dei racconti biblici sotto una luce completamente diversa da quella eh, diciamo, mh, classica eh, religiosa e spogliandola dei suoi, eh, diciamo così, come dire, dei suoi termini semplici, delle sue, dei suoi paragoni. Eh, teologici in effetti sì, su un fenomeno di contatto eh, con entità e eh, intelligenze probabilmente chiaramente non umane provenienti d'altrove. Comunque Giovanni potrà essere molto più ma, diciamo preciso e approfondito di me. Allora sentiamo Giovanni. Vabbè, quindi questo c'è cioè, noi abbiamo anche trattato nel libro mio e di Umberto, no? che, che abbiamo presentato nella scorsa trasmissione. Quindi è, è molto probabile che negli, nei testi religiosi di varie religioni ci sia l'intervento di creature allogene, aliene, che sono scese sulla terra e sono state divinizzate. Quindi questo aspetto è senz'altro importante, è stato messo in evidenza, come ha detto Umberto, da Biglino e da altri autori. Perché ci sono degli episodi. Questa è la cosiddetta interpretazione ufologica della Bibbia, no? cioè una lettura in chiave ufologica degli avvenimenti sacri descritti non solo nella Bibbia, ma anche nei testi induisti, nei testi sumerici. E quindi è vero, cioè è molto probabile. Che sia successo questo, che gruppi di alieni siano scesi sulla terra dato che avevano una scienza, una tecnologia, venivano dal cielo dato che facevano cose incredibili siano stati divinizzati. Poi, da questa divinizzazione, possono essere nate delle, delle religioni tradizionali che poi si sono riflesse anche nelle nuove religioni perché. Quindi non è solo un discorso delle religioni, delle grandi religioni del passato, ma l'interpretazione ufologica della Bibbia è, è riproposta anche da gruppi, io vorrei raggiungere quello che ha detto Umberto, di contattisti. Molti contattisti moderni hanno dato un'interpretazione ufologica dei testi sacri, quindi la cosiddetta ufologia religiosa. E qui siamo in un campo in cui a me come storico delle religioni c'è un attimo un blocco, il professor Giovanni si è bloccato. Ah, puoi procedere, mi sembra. Posso che continuare? Sei... Sì, puoi continuare. Sì, sì. Perché in pratica noi storici delle religioni parliamo di dimensioni del prius. E del supra no? Ora vi spiego bene allora, in tutte le religioni no, antiche, moderne, sumerica, eh, cristiana eh, eh, e, e tutti i buddhisti, induista, c'è un rapporto col supra. Cos'è il supra la dimensione superiore agli esseri umani, il soprannaturale, praticamente. Tutte le religioni sono un tramite per arrivare al soprannaturale. Poi c'è il Prius, cosa sto qui? Tutte le religioni parlano di quello che è accaduto prima, Prius prima in latino, della creazione dell'uomo. Quindi ci eh, sono anche le cosmogonie famose no? che parlano della creazione dell'universo in senso mitico religioso. E le, le religioni si pongono anche il problema di rispondere cosa è accaduto prima della creazione dell'uomo prima della creazione dell'universo addirittura e cosa c'è al di sopra dell'uomo le entità superiori anche le moderne religioni ufologiche praticamente si pongono questo problema mettono in contatto i, i loro adepti col Prius e col Su mi permetterei di dire qualcosa sui Raeliani per esempio i Raeliani sostengono che siamo stati creati dagli alieni e questo è un concetto che io e Umperto abbiamo anche sviluppato nel nostro libro L'arrivo di esseri alieni sulla Terra e la nascita delle religioni. Praticamente, secondo i raeliani, l'uomo è frutto di un esperimento genetico degli alieni e quindi questo è un prius pure, per il sovredo, che loro dicono quello che è successo prima della creazione dell'uomo. Poi c'è anche un su tra le religioni ufologiche perché gli alieni vengono visti come esseri superiori non solo tecnologicamente e scientificamente ma anche moralmente e spiritualmente, degli angeli addirittura. Angelo di Bitonto, tanto per Cagnano, angeli in astronavi. Quindi è molto interessante per me, storico delle religioni studiare questo perché ci sono miti ricorrenti della storia umana e uno dei miti ricorrenti più importanti è il contatto degli esseri umani con esseri superiori con esseri divini o divinizzati e questo ricorre e oggi, oggi ci stiamo ricadendo perché stiamo divinizzando forse anche gli alieni stiamo divinizzando anche altre cose quindi è, è bellissimo per me studiare questo che, che ha detto Umberto. E non mi voglio limitare al passato, a Biglino, a Eric von Deniken, a Moschucci o qualche altro nome, ma voglio vedere quello che sta accadendo oggi. Per esempio voglio citare in conclusione gli studi di Diana Pasulka, una sociologa americana, che dice che oggi gli alieni, la fiducia negli alieni sta diventando una fede pseudo religiosa para religiosa sta creando è un bisogno addirittura di rispondere a, al bisogno primordiale religioso nella nostra società scientifica tecnologica disumanizzata dove le religioni tradizionali stanno perdendo peso diciamo si sta affermando una nuova religione, la religione degli alieni salvatori, degli alieni semi degli alieni come esempio da seguire, quindi io in futuro farò degli studi proprio su questa tematica che mi sta molto coinvolgendo, senz'altro è molto bello, molto interessante. Anche se ammetto che sono interessanti anche gli studi sulle religioni del passato, però quello che accade oggi è, è bellissimo, è interessantissimo e va studiato. Non ci sono molti studi su questa pseudo-religione. Aliena, su questa definizione e poi vorrei chiudere con questo concetto. Questo non è mio, no? È di John Hill. John Hill ha messo in evidenza dei legami interessantissimi tra ufologia e parapsicologia, tra ufologia e demonologia, tra ufologia e paranormale. Quindi indagare questi aspetti di confine della frunzia ufologica è bellissimo, è coinvolgente ed è molto appassionante per me. Non so Umberto che ne pensi. Benissimo, sì, io continuerei nel citare l'ipotesi chiaramente psicologica, allucinatoria, eh, quali tu... Effetto di turbe mentali e cose di questo genere, ipotesi molto, spessa, molto spesso tirata in ballo dagli scettici perché non avendo argomenti eh, scientifici e argomenti, diciamo così, eh, su dati di fatto eh, riscontrabili, praticamente molti scettici, anche a livello accademico, quando vogliono mh, smentire. Uh, o, co o comunque, uh, 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 diciamo così, uh, snobare, uh, discreditare l'ipotesi uh, che, che il UFO sia un fenomeno uh, in, diciamo, scientificamente interessante, ma anche dal punto di vista sociologico, praticamente tirano in ballo che siano in un effetto psicologico di allucinazione ma in realtà mh, le allucinazioni e gli effetti eh, psicologici non possono spiegare né le tracce al suolo né tantomeno la rilevazione radar né tantomeno fotografie filmati del fenomeno che praticamente eh, riempiano la casistica internazionale e mondiale e quindi mh, e, mh, in altri casi, addirittura hanno tirato in ballo per screditare i testimoni che siano effetti da deliri paranoici oppure dissociativi, ehm, il che praticamente in realtà, nel 90% dei casi, è assolutamente inverosimile e non corrisponde alla realtà. I testimoni sono in genere delle persone. Di, vari, eh, di varia estrazione sociale eh, e culturale per cui praticamente eh, le cui testimonianze vengono vagliate da noi ricercatori prima di eh, avallare eh, queste testimonianze e il loro racconto. Molto spesso comunque anche spesso Suffragato da prove materiali, il che chiaramente taglia la testa al toro sulla possibilità che si tratti di un fenomeno diciamo così, eh, autoindotto da allucinazioni e, e, e situazioni psicologiche varie. Uno dei diciamo così, eh, dei testi eh, che può essere utile in una valutazione di massima. Della natura del significato psicologico eh, del disco volante dell'UFO in genere come oggetto circolare è stata fatta dal professor Carl Gustav Jung. Ehm, eh, il quale praticamente è anche David Born che rivelano affascinanti connessioni tra la psiche umana e il tessuto della realtà quantistica Jung ha introdotto il concetto di inconscio collettivo un'entità che trascende la coscienza individuale e contiene archetipi e simboli universali che influenzano la nostra esperienza quotidiana questa visione si allinea con la teoria di Born sull'ordine implicato in questo contesto Born sostiene che l'universo è pervaso da un'infinita rete di connessioni interdipendenti. Questa convergenza di prospettive suggerisce una trama di connessioni profonde tra la psiche umana e il tessuto stesso dell'universo. A livello psicologico, secondo la visione di Jung, eh, cioè di Jung, il punto di vista onirico, la forma discoidale di molti UFO, avrebbe il significato dell'uno e di completezza legato alla coscienza e all'universo. E poi ci sono eh, sempre da parte degli scettici e comunque anche una piccola parte di casi in effetti, eh, diciamo, confermati che possono essere artefatti, eh, falsificazioni, frodi. Eh, però i casi sono molto scarsi. E, eh, tra questi scettici eh, abbiamo il famoso professor Donald Menzel. Eh, mm. Che ha scritto una trilogia di testi che spiegava questi fenomeni UFO eh, come fenomeni naturali, fenomeni astronomici oppure misinterpretazioni dei velivoli convenzionali da parte dei testimoni. Il problema è che eh, insieme a Oberg, che è un altro detrattore del fenomeno UFO, eh, mh, eh, ancora c'era un altro, ecco che è praticamente mh, Philip Klass, che un era un giornalista astronautico degli Stati Uniti, i quali sono le tre figure che eh, ci sono da sempre poste eh, come denigratori, eh, diciamo così, eh, eh, della, della natura e de della realtà del fenomeno UFO, il che chiaramente eh, eh, sono stati contraddetti eh, chiaramente, eh, da, eh, dal punto di vista sia scientifico che analitico, da tutta una serie eh, di prove di laboratorio, eh, che praticamente non possono assolutamente essere spiegate in termini convenzionali. Noi stessi, qua in Campania. Siamo riusciti a sottoporre a una lunghissima serie di analisi di laboratorio eh, alcuni casi di atterraggio, tra cui quello di Lugosano dell'89 e quello di, di, di Cicciano eh, del 90. Eh, in questi due casi eh, sono stati rilevati delle alterazioni strutturali chimico-fisiche dei terreni e addirittura nel secondo caso la presenza di terbio in quantità in caratteristica, diciamo, di componente assoluto, il che esula da qualsiasi eh, spiegazione sia in termini terrestri che in termini praticamente di una possibile ricaduta meteorica. E quindi eh, a Lugosano, ma anche a Cicciano, come anche nel caso del famoso Trans in Provence, eh, sono stati investigati da eh, gruppi eh, diciamo di scienziati, di ricercatori, quello di Trans-en-Provence e in Provence, praticamente dal GEPAN, che fa parte del Centro Nazionale di Ricerca Aerospaziale francese, i quali hanno in comune eh, il rilevamento di alterazioni strutturali del terreno di tipo termico, di tipo elettromagnetico nella frequenza delle microonde. E quindi, eh, nessuna obiezione, nessun scettico potrà mai mettere in discussione questi dati analitici scientifici. E io vorrei chiedere all'amico Pierri, all'amico Umberto, giusto due minuti no di chiusura per dire due cose che mi hanno colpito: cioè tre casi di cover up di insabbiamento molto clamorosi. Allora. Questo, il, il primo caso di insabbiamento, perché molti dicono che queste teorie dell'insabbiamento sono teorie complottiste, però non è così. Io vorrei chiudere questa trasmissione spiegando ai telespettatori che il cover-up dell'insabbiamento esiste anche il discredito sui testimoni. Per esempio, voi ho due casi: il, il Robertson Panel del 1953 un insieme di studiosi che fu messo insieme dalla, dalla scia in persona per indagare sui fenomeni UFO anche perché allora c'era la paura che fossero russi quindi c'era una grande paura tra il governo americano che i russi potessero entrare e uscire dallo spazio aereo americano senza essere fermati allora gli esperti di questo Robertson Panel presenzi in, in in Considerazione i principali casi analizzati dal Blue Book di cui ha parlato Umberto, il progetto Libro Azzurro, e giunsero a una conclusione molto forte: che una parte de dei casi presi in considerazione erano di origine extraterrestre aliena. Quale fu la reazione della CIA? Dopo due giorni fu insabbiato tutto e fu adottata una spiegazione convenzionale di tutti i casi, quindi fu banalizzato. E inoltre la CIA invitò i mass media e le istituzioni governative a discreditare i testimoni per scoraggiare futuri rapporti sugli UFO. Poi una posizione molto forte. E del fisico nucleare Stanford Friedman che in un'intervista disse che eh, venivano insabbiati molti dati sugli UFO e disse che questo era uno scandalo di grande proporzione. Tanto è vero che parlò addirittura di Watergate cosmico, tutti sanno lo scandalo Watergate no? che colpì la politica americana. E allora Friedman parla di uno, sta, di uno scandalo dello stesso. Livello. Quindi effettivamente senza cadere in tentazioni, io sono convinto che in passato e anche nel presente viene manipolato tutto, viene... quindi ne nell'ottica ci vuole coraggio per denunciare come fa Umberto e come fanno tanti altri, che ci sono questi cover-up, questi insabbiamenti, questo è vero, però io sono ottimista. Vorrei chiudere con una nota ottimistica la, la trasmissione. Secondo me si se andrà avanti, la verità si toccherà sempre e, e alla fine sapremo molto su, forse non riusciremo a capire tutto, forse non è solo quella quell'extraterrestre, anche quella parafisica, ci sono dei giochi dietro, però la mente umana quando si impegna, quando studia, quando lavora può andare lontano. E io sono ottimista per questo. Si può scoprire non tutta la verità, perché non siamo divinità, però possiamo scoprire molto, possiamo fare dei passi avanti lungo la strada della verità. Voglio chiudere in questo modo la trasmissione, con, con un invito all'ottimismo. Se mi permette oh, l'amico eh, Pierri. Eh. Ottimo invito. Allora farei anche concludere. io vorrei chiudere, io vorrei chiudere con l'ultima ipotesi, eh, diciamo così, quella proprio che si può anche trascurare perché non ha assolutamente nessuna credibilità. Ed è quella che l'ipotesi che gli UFO siano una creazione del potere del blocco militare industriale. Tale ipotesi decisamente chiaramente inverosimile ritiene che gli UFO siano il prodotto di sofisticata sofisticate tecnologie di induzione cosiddetta sofronica, ossia manipolazione psicologico cerebrale individuale e collettiva della società umana, da parte delle agenzie di agenzie di intelligence, che cosiddette deviate, che poi sono quelle che vengono scoperte che fanno cose che non dovrebbero fare, diventano deviate, però sono agenzie di intelligence in genere quelle classiche e tradizionali, quando non vengono scoperte, governi centrali gruppi occulti e nodi di potere di tipo finanziario, politico e militare industriale collegati ovviamente tra loro a filo doppio. Ciò per disorientare, creare allarme sociale e distrarre così l'opinione pubblica dagli eventi reali, dagli stati di crisi, da manovre, da scelte politiche impopolari. Ma in realtà ehm, è inverosimile: tanto è vero che i sistemi di eh, condizionamento, di distrazione di massa, non, non mh, sono certamente quello degli UFO, che è un uh, sistema destabilizzante da ogni punto di vista, sia sociale che politico, che economico principalmente in quanto ci sta la televisione eh, ci sta lo sport eh, ci stanno oggi i cellulari e quindi il social che sono dei mezzi veramente di controllo e manipolazione sociale e quindi mh, questa ipotesi è assolutamente inverosimile perché eh, scegliere eh, Comunque, diciamo di distruggere una banda di ladri con una bomba termonucleare. Ovviamente, è la stessa cosa che eh, produrre un fenomeno altamente destabilizzante per controllare eh, la popolazione. E io vorrei concludere. Eh, come, come dire, che in base alle mie. Personale a differenza di Giovanni, che fortunatamente per lui è una persona ottimista. Io purtroppo mh, eh, non vedo né il bicchiere mezzo vuoto né quello mezzo pieno, cioè, io non vedo proprio il bicchiere, nel senso che, praticamente, eh, eh, la eh, ammissione e il riconoscimento di una presenza intelligente eh, non umana eh, così disastrosa eh, diciamo così eh, dal punto di vista come abbiamo già detto in altre occasioni politico sociale ed economico che non verrà mai riconosciuta a meno che non verrà manipolata nel senso di una invasione o comunque un contatto certamente non pacifico spero di sbagliarmi chi lo sa chi lo sa, i... Il tempo darà ragione al professor Giovanni. Eh, o... certo. Io... Beh, staremo a vedere come si Beh, dice. Certo, che certo, sono questioni che proprio fanno venire la pelle d'occa, queste qua, eh? Mamma mia, sono discorsi da far tremare le vene ai polsi, certo. Allora, siamo in conclusione, vi ringrazio per essere stati qua ancora stasera per portare comunque sia dei chiarimenti sul fenomeno uh, ai, ai nostri amici che ci stanno seguendo e rinnovo l'appuntamento per un, una futura trasmissione ancora per indagare sempre sul fenomeno filologico. Grazie mille. Certo. Beh certo, magari come suggerimento ci potrebbero eh, raccogliere le domande eh, degli ascoltatori e tu Pierri potresti poi eh, filtrarle e passarle a noi in una eh, futura trasmissione qualora eh, insomma sia poi possibile e, e realizzabile ottimo, ottimo suggerimento sicuramente eh, scrivete le vostre domande che poi ne rivolgeremo a Umberto e a Giovanni. Grazie Perfetto. Umberto, grazie Giovanni, e ringraziamo grazie tutti. Grazie a te, grazie a te Pierri, che ci hai ospitato così pazientemente e, io <ride> Voglio e a lungo. Anzi, colgo l'occasione semmai di togliere questo lei e di passare al tu no? E quindi di Va salutarci. Bene, da, e, e, e ci salutiamo da buoni amici, e, e diciamo ad Mariora. D'accordo? Va bene, okay. togliamo il tour con l'anno nuovo. Eh, con grande amicizia, un grande saluto a Giovanni e a Umberto. Ciao, Pierre, Buona... tanti saluti a tutti Buona... gli ascoltatori. Tanti a tu.